In accordo col sindaco che ha chiaramente dato l'indicazione di proseguire su questa strada, stiamo continuando con la robotizzazione delle farmacie comunali di Monza. Questa è quella che poi ci sarà dopo a San Fruttuoso, sono sostanzialmente la sesta e la settima su 10 che robotizziamo. Lo stiamo facendo tra l'altro mantenendo alti livelli di reddito e di risultati di farmaco, sfruttando tutte le agevolazioni fiscali possibili, quindi abbiamo deciso di investire in questo senso per migliorare ancora ulteriormente i servizi delle farmacie. Ciao. Questa quindi è anche a San Fruttuoso siamo intervenuti, questo logo ha un'estensione di 4 metri per 3,90, questo qui gestisce attorno a 14.000 scatole di farmaci e come avete visto, insomma, qualcuno di voi è andato a vedere il funzionamento, è particolarmente sofisticato perché analizza le scatole, diciamo, abbiamo sotto controllo anche le scadenze, quindi insomma, lo posiziona in maniera tale da rendere veloce la consegna ai cittadini, insomma è un servizio in più anche per questa farmacia che è posizionata in questo quartiere comunque interessante di Monza e quindi siamo contenti di aver continuato con la robotizzazione che poi proseguirà nell'altro quartiere a San Fruttuoso e quindi ce ne mancheranno soltanto 3, signor sindaco, e vedremo di riuscire a colmare questa piccola lacuna prossimamente. Lasciare la parola al sindaco che ha sposato questo progetto. Assolutamente sì, sin dal primo giorno sono molto felice di essere qui con l'assessore alle politiche sociali per questa nuova robotizzazione delle 10 farmacie comunali che lo sono sempre stato, lo sono state ancora di più in questi 2 anni, lo saranno ancora di più in futuro. Non sono solo delle farmacie, ma sono ormai un presidio per tutti i cittadini dei vari quartieri della nostra città e l'abbiamo visto anche durante questa terribile, terribile pandemia. Quindi sono assolutamente felice che la società, che ripeto e sottolineo ogni volta che mi capita l'occasione, è uno o il gioiello di famiglia, abbia voluto investire in tecnologia perché non sono solo robot belli da vedere ma sono utilissimi in tanti aspetti, ottimizzano i tempi anche dei farmacisti che non devono andare dietro al banco a cercare i farmaci e quindi moltiplicate il numero di cittadini e di clienti durante una giornata e vedete che è un gran risparmio di tempo, fanno un inventario del magazzino, stabiliscono i farmaci che scadono prima, quindi è veramente un aiuto importante e sostanziale a quelle che sono le attività di questi nostri 10 splendidi presidi e queste nostre 10 farmacie comunali che abbiamo in città.